Buonasera a tutti, io sono Gianfranco Porcile e stasera parlerò di One Health, che potremmo tradurre in italiano una unica salute, che è un principio, un modo di intendere la sanità che va oltre la salute dell'uomo per traguardare quello che è la salute degli animali, della natura, dell'ambiente che ci circonda. È qualcosa che è abbastanza diverso dal tema che abbiamo affrontato la scorsa settimana, però io vedo un filo rosso che unisce le due chiacchierate, quella di Luisella la scorsa settimana e quella di oggi, che mi sembra possa essere rappresentato dalla visione della visione antropocentrica che noi abbiamo del nostro mondo. One Health la prima volta è stata inventata, coniata nel 2004 ed è stata, come dire, focalizzata principalmente su salute animale, sicurezza degli alimenti, epidemie, antibiotico resistenza, quindi qualcosa che aveva molto a che fare con l'ambiente più veterinario. Adesso è importante, e già da un po', perché stiamo parlando del 2004, quindi capite che sono passati molti anni, è importante che ci interessiamo anche di inquinamento delle risorse naturali e distruzione della biodiversità, progettazione urbana, pianificazione territoriale, produttiva dei trasporti, e vedere come possiamo sfruttare le potenzialità tecnologiche e informatiche che abbiamo oggi per salvaguardare l'integrità del pianeta o comunque cercare di ripristinare l'integrità compromessa. Quindi, in sintesi, si tratta di un approccio sistemico che vuole tutelare tutte le forme di vita perché ogni vita, ogni essere vivente è indispensabile per mantenere l'equilibrio dell'ecosistema. Ogni forma di vita è utile, è necessaria, è indispensabile per la salute degli altri esseri viventi. Quindi, una unica salute. Si parla anche di salute globale, che va oltre l'aspetto organico, organicistico, per affrontare una visione anche qui completa, olistica della persona umana e quindi pensare al benessere biopsicosociale come diritto umano fondamentale. Quindi non si parla solo di aspetti biologici, ma economici, sociali, eccetera. E questo è stato recepito anche nel 2014, anche dal codice di deontologia medica, che prevede proprio che il medico debba tenere conto di questa salute globale e contrastare le disuguaglianze in salute. Quindi non soltanto un impegno in campo diagnostico e terapeutico rivolto all'individuo assistito, ma un qualcosa che guarda alla società. La salute globale guarda in modo particolare ai determinanti di malattia, cioè quei fattori che facilitano lo stato di salute o di malattia. Determinanti sociali sono quelli più importanti, all'interno dei quali poi possiamo considerare quelli ambientali e di conseguenza le disuguaglianze in salute. Quindi salute globale significa prendere posizione a favore di equità e giustizia sociale sia a livello locale che internazionale. Prendiamo l'esempio del Titanic. Sappiamo tutti la storia del Titanic, 1912, l'affondamento durante il suo primo viaggio. È un caso emblematico per il nostro discorso. Le persone a bordo del Titanic erano 2201, la capacità delle scialuppe di salvataggio era di 1178, quindi circa la metà di quelli che erano a bordo. Il totale delle morti è stato di 1490. Andando a vedere chi si è salvato e chi no, quelli che sono morti sono il 68%, e ovviamente quelli che si sono salvati sono il 32%. Ma se noi andiamo a vedere come si suddividono queste persone, andiamo a vedere che su 100 passeggeri che viaggiavano in prima classe,
si sono salvati 62. I passeggeri di seconda classe su 100 se ne sono salvati 41, quelli in terza classe se ne sono salvati 25 e su 100 membri dell'equipaggio se ne sono salvati 24. Quindi già questo ci fa capire che non è soltanto legato al caso che è insorta la possibilità di vita o di morte, di sopravvivenza o meno, ma è anche legato proprio a un fatto sociale, un fatto economico e così via. Quindi determinanti sociali di salute sono fattori responsabili della maggior parte delle disuguaglianze in salute sia all'interno degli stati sia tra i diversi stati fra loro. E quindi comprendono tutte quelle condizioni che si riferiscono a le persone dove nascono, crescono, vivono, lavorano, invecchiano e quindi indirettamente riflettono la distribuzione della ricchezza, del potere, delle risorse a livello globale, nazionale e locale. Anche questo non è un concetto recente perché vedete che questo è dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2008, quindi sono già passati molti anni. Questo grafico, questo disegno ci rappresenta un pochino One Health, cioè qualcosa che mette insieme salute umana, salute ambientale e salute animale in un tutt'uno che appunto chiamiamo unica salute. L'approccio One Health è quindi un tipo di approccio metodologico di tipo olistico che consiste nel considerare importante la salute globale del pianeta e quindi per affrontare poi questi problemi dovremo usare un approccio interdisciplinare, multidisciplinare. Quindi One Health vuol dire salute umana più salute animale più salute ambientale. L'ONU ha stilato i 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile. Sapete che il numero 3 è proprio quello che ci riguarda da vicino stasera, che è quello denominato salute e benessere. Sono 17 obiettivi da raggiungere entro il 2030, infatti si parla di 2030, e ogni obiettivo ha una decina di sottoobiettivi, per cui alla fine in totale i sottoobiettivi sono 169. Ci sono degli aspetti positivi molto importanti, assolutamente notevoli, che sono l'approccio completo ed esaustivo, perché i 17 obiettivi coprono tutto l'aspetto della vita umana e non solo umana, e poi la estrema correttezza scientifica dell'analisi e anche delle azioni che vengono consigliate e che dovrebbero vedere impegnati gli stati membri. In realtà però non dobbiamo dimenticare e nasconderci che esistono anche delle criticità che purtroppo sono altrettanto importanti e che consistono nella mancanza di controlli e di verifiche in itinere e quindi non sappiamo bene cosa stia succedendo dal 2015 fino ad oggi, che sono passati 7-8 anni. E lo scarso di potere di cogenza sui singoli stati membri che ha l'ONU, quindi non ha la possibilità di costringere poi uno stato o l'altro se non progredisce progressivamente nel corso di questi anni. Un dato molto recente è questo che nel 2022, quindi l'anno scorso, è stato stilato un patto per 5 anni, dal 22 al 26, da parte delle quattro agenzie principali dell'ONU, la FAO, quella per l'alimentazione e l'agricoltura, il Programma Nazioni Unite per l'Ambiente, UNEP, l'Organizzazione Mondiale per la Salute degli Animali e l'Organizzazione Mondiale della Sanità, WHO, che devono collaborare, si sono impegnate a collaborare per guidare il cambiamento e la trasformazione necessaria proprio nell'interfaccia uomo-animale-ambiente che abbiamo visto prima, a tutti i livelli, livello globale, regionale e nazionale.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2016, per esempio, ha pubblicato questo lavoro che si chiama Prevenire le malattie attraverso ambienti sani, quindi attraverso la salute dell'ambiente, analizzando quelli che sono i rischi ambientali. Sono venuti fuori dei dati molto interessanti, quasi sorprendenti. Vi ripeto, siamo nel 2016. Ogni anno 12 milioni di morti nel mondo per colpa dell'inquinamento. Questo lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Più di 100 malattie e lesioni. Una su quattro delle morti totali nel mondo è di origine ambientale, quindi è collegata all'inquinamento, il 25%. Quindi se noi ipotizziamo che non tutti muoiono della malattia, magari qualcuno sopravvive, qualcuno guarisce, ipotizzando che ci sia un 50% di mortalità, possiamo dire che i malati per colpa dell'inquinamento sono il 50% degli abitanti nel mondo. Quindi capite bene che è veramente una grossa cifra. Sono responsabili l'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, le esposizioni chimiche, i cambiamenti climatici, le radiazioni. E noi pensiamo sempre ai tumori, ma in realtà quello che è il risultato più frequente sono ictus e malattie cardiovascolari. Una parola o due sullo spillover, che sappiamo che è il salto di specie di un virus dall'animale all'uomo e le malattie conseguenti si chiamano zoonosi, tutti quanti. Sappiamo che David Quammen ha pubblicato un libro proprio intitolato Spillover nel 2012, prefigurando, immaginandosi davvero profeta, la pandemia che poi abbiamo conosciuto tutti. E le zoonosi hanno dei fattori scatenanti favorenti che sono di diverso tipo: la distruzione e l'invasione delle foreste tropicali, il commercio di animali morti e vivi in mercati con scarsa attenzione all'igiene, la promiscuità dell'uomo con gli animali selvatici, quindi l'uomo che non rispetta l'habitat naturale degli animali, i cambiamenti climatici, l'aumento delle temperature facilita l'attecchimento di malattie che magari non erano presenti o lo spostamento al nord di alcuni batteri e virus, allevamenti intensivi di animali per alimentazione, di cui spesso parliamo anche tra di noi, ed è proprio di questi giorni un'allerta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per un rischio, oggi molto concreto, speriamo che non si verifichi, però un rischio di un'altra pandemia da influenza aviaria. E poi non dobbiamo pensare solo al Covid, dobbiamo ricordarci che esistono l'Ebola, la SARS, la MERS, ma anche la dengue, la chikungunya, la febbre del Nilo occidentale, il virus Zika con la zanzara tigre, la malaria e così via. E per quanto riguarda le piante, il punteruolo rosso, la xenella, eccetera, e anche il riscaldamento delle acque marine favorisce i batteri di tipo Vibrio nei pesci. Quindi effettivamente è un grossissimo problema che interessa tutti gli esseri viventi. A volte pensiamo al riscaldamento globale come qualcosa di lontano nel tempo e nello spazio, qualcosa che non ci riguarda. In realtà invece non è assolutamente vero. Questo, per esempio, è un dato che è stato pubblicato il 4 gennaio di quest'anno dal Sistema Nazionale della Protezione Ambiente, che riguarda la pioggia e dice che il 2022 è stato caratterizzato da due aspetti, le temperature molto elevate e le precipitazioni scarse, quindi la siccità. Quindi abbiamo avuto siccità e localmente e sporadicamente degli episodi molto forti come temporali o fenomeni correlati, grandinate, trombe d'aria, mareggiate, cioè qualcosa di simile a quello che conoscevano fino a pochi anni fa soltanto i paesi tropicali. Quindi qualcosa che ci riguarda invece da vicino, sia nel tempo che nello spazio. Questa è una copertina di Panda, che è la rivista del WWF di qualche anno fa, che
ci ricorda due aspetti a titolo esemplificativo. Uno è l'orso marsicano. Nel 2019 ci ricordava che esistono solo 50 individui di orso bruno marsicano, che è una sottospecie che vive soltanto in Italia. E mi viene in mente che proprio pochi giorni fa un orso di questi è stato investito inavvertitamente da un'auto che transitava attraverso il Parco Nazionale d'Abruzzo ed è morto. Ed era un orso pacifico che ormai gli abitanti del paese conoscevano abbastanza tranquillamente. E anche questo mi sembra che dovrebbe essere forse un'occasione di riflessione su quello che dicevamo prima, la visione antropocentrica, perché in effetti nessuno aveva intenzione di arrecare danno e men che meno la morte a questo povero animale, però in realtà forse noi attraversiamo l'habitat di questi animali con troppa noncuranza, senza preoccuparci a sufficienza di loro. Quindi magari sarebbe bene prevedere delle zone 30, delle zone in cui sia obbligatorio andare più ad agio, proprio perché siamo in un parco nazionale. E l'altro aspetto è quello dell'Amazzonia, della foresta dell'Amazzonia che si trasforma piano piano in una savana, sia per gli incendi sia per la deforestazione che stanno portando l'Amazzonia al punto di non ritorno. Se pensiamo che l'Amazzonia è il nostro polmone, quello che la natura ci ha regalato in un certo senso per combattere la CO2 nell'atmosfera, quindi sarebbe assolutamente indispensabile per la sopravvivenza dell'uomo sul pianeta, eppure noi, stupidamente direi, la stiamo distruggendo per tutta una serie di motivi, uno più miope dell'altro. E le api, ecco il problema della biodiversità. È vero che all'interno del branco di lupi il più forte è il capo, ma è anche vero che il carnivoro si nutre dell'erbivoro, che a sua volta ha bisogno di frutti e di fiori e quindi di impollinazione da parte degli insetti. E quindi, come dicevamo prima, ogni essere vivente ha un ruolo nell'equilibrio dell'ecosistema. È stato calcolato che ogni anno muoiono 500.000 persone perché gli insetti impollinatori stanno scomparendo. È un dato impressionante. E poi esiste una frase, se le api scomparissero, scomparirebbe anche l'uomo, che è attribuita ad Einstein, ma probabilmente lui non l'ha mai pronunciata, però è comunque una frase, secondo me, molto giusta, che dovremmo ricordarci molto più spesso. E poi questo del consumare carne è un problema che dibattiamo, si può dire, ad ogni festival ed è effettivamente una cosa molto importante, per certi versi preoccupante. Mangiare poca carne fa bene alla salute, quindi l'aspetto della dieta del salutismo. Poi è giusto mangiare altri esseri viventi, quindi il problema etico. Ma poi dobbiamo anche ricordarci che mangiare poca carne è importante per le problematiche ambientali e sociali che sono legate al consumo di carne, quindi l'impronta ecologica degli alimenti, in particolare in questo caso l'impronta idrica degli alimenti. Ricordiamoci sempre che per produrre un chilo di carne bovina consumiamo 15.000 litri di acqua, quindi chiaramente questa risorsa così importante per la vita umana e non solo, viene usata per produrre un chilo di carne. Quest'anno abbiamo deciso di prendere come punto di riferimento delle nostre riflessioni il tema della bellezza. Noi giustamente abbiamo sempre presente la Laudato Si'. Qui mi piace condividere con voi una frase che ho trovato in un'altra enciclica di Papa Francesco del 2020, che è dedicata più ai problemi sociali e alla solidarietà tra esseri umani, tra fratelli,
E questa frase che ho estrapolato recita così: la globalizzazione ha preteso di rendere tutti uguali. Questo falso sogno universalistico finisce per privare il mondo della varietà dei suoi colori, della sua bellezza e in definitiva della sua umanità. Perché il futuro non è monocromatico, ma se ne abbiamo il coraggio, è possibile guardarlo nella varietà e nella diversità degli apporti che ciascuno può dare. E quindi bellezza, che vuol dire diversità, e biodiversità, che vuol dire bellezza. Una riflessione abbastanza veloce su quello che può essere l'aspetto dell'etica, cercando di calarlo in un problema concreto, in un problema pratico. Ho pensato al progetto di nuova diga foranea in porto, che secondo me dovremmo, come cittadini, affrontare con maggiore attenzione. Il presupposto è che Genova, già dal 2010, è sotto procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea per l'inquinamento dell'aria, in particolare da ossidi di azoto. Quindi l'aria di Genova è inquinata da 22-23 anni. E l'Europa ci ha anche sanzionato perché non prendiamo provvedimenti adeguati. Il progetto di diga prevede un aumento di 1.300-1.500 mezzi pesanti al giorno, che corrispondono al 40% in più rispetto ad oggi. Quindi capite bene che andiamo a peggiorare il traffico autoveicolare, che è già abbastanza importante nella nostra città. I vantaggi quali sono in questa diga? Un aumento della manodopera per gli anni di lavorazione e di realizzazione della diga, e questo è un vantaggio indubbio, sicuro, nessuno lo mette in dubbio. Poi c'è un altro vantaggio che viene portato avanti, che viene affermato, che è quello sull'occupazione in porto. Questo, a mio parere, invece, non è dimostrato perché un esperto di attività portuali dice che in 10 anni i container nel nostro porto sono aumentati del 75%, ma non è cresciuta neanche di un'unità l'occupazione in porto, a differenza degli utili di impresa che invece sono cresciuti e anche di molto. Quindi esistono delle cose su cui riflettere. Intanto il costo di oltre 1 miliardo, Signorini diceva che probabilmente si arriverà a 2 miliardi o poco meno, quindi è un'opera molto costosa, è sostenibile. Poi, secondo punto, che città vogliamo? Che progetto di città vogliamo per Genova? Vogliamo andare verso Rotterdam o verso Amsterdam, quindi verso il turismo o verso una città portuale? E poi abbiamo tenuto conto del fatto che il riscaldamento globale privilegerà sempre di più le vie attraverso l'Artico e quindi magari la via del Mediterraneo, il canale di Suez diventerà meno importante, meno appetibile di oggi. E poi, ultimo punto che richiede la nostra riflessione è che impatto avremo con questa diga che nel mondo non esiste ancora, una diga così alta e profonda, che impatto arrecheremo all'ecosfera marina? Noi siamo sede del Santuario dei Cetacei. Ecco, questa alterazione delle correnti marine e sottomarine, che conseguenze comporteranno? E io mi chiedo e invito tutti quanti noi a farci queste domande. È etico privilegiare un interesse a breve termine, come può essere quello dell'occupazione, a discapito di conseguenze ancora sconosciute a lungo termine? Il vantaggio occupazionale ed economico sono prioritari rispetto ai danni ambientali, alla salute e alla compromissione di altre attività cittadine che raggruppiamo sotto il termine di esternalità negative, sono domande a cui è difficile rispondere, ma credo che dovremmo porcene. Mi avvio verso la conclusione ricordandomi di questo documento, anche questo molto recente, del 12 ottobre del 2022, da parte del Ministero della Sanità e del Consiglio Superiore di Sanità, a cura del professor Paolo Vineis, che si chiama Politica dei co-benefici sanitari della mitigazione del cambiamento climatico,
in cui viene in maniera molto esaustiva e puntuale dimostrato che se noi facciamo delle azioni concrete, efficaci contro il cambiamento climatico, otterremo poi dei benefici non voluti, ma comunque assolutamente ben graditi sull'aspetto della salute, in particolare dell'uomo, ma non soltanto dell'uomo. Termino ricordando a tutti noi questa frase: la salute non è patrimonio della medicina. Ricordiamoci che la medicina può influire sulla salute al massimo per un 15, un 20% al massimo, ma il resto è legato alla vita. Quindi la salute riguarda la vita, quello che dicevamo prima, dove nasciamo, dove viviamo, dove lavoriamo e così via. E termino con questa ultima diapositiva che riporta una frase di Gandhi che ci ricorda che la terra fornisce a sufficienza per soddisfare il bisogno di ogni uomo, ma non l'avidità di tutti gli uomini. E con questo io vi ringrazio dell'attenzione e adesso attendo le vostre riflessioni e le vostre domande. Io non so se Enzo vuol fare da moderatore o Luisella, gli lascio volentieri la parola. Sì, Tolgo lo Scarmentero, Gianfranco, sì. grazie. Se lo fa Luisella è meglio, che è più brava. Oltre che la padrona di casa. No, vabbè, ma non c'è bisogno del Grazie, moderatore, no, non perché c'è è bisogno di un partita. moderatore, certo. Io niente, mi volevo prenotare e quindi non voglio essere in ogni caso comunque quella che monopolizza o tanto più la. Io ho tantissime domande, tanto ringrazio moltissimo il Gianfranco perché veramente ci ha offerto un panorama molto interessante, direi anche molto preoccupante. Io avrei tutta una serie di domande, però ripeto, mi riservo poi di formularle meglio ascoltando gli altri, perché vorrei però comunque congratularmi immediatamente perché tu hai sottolineato la visione sistemica e la prospettiva interdisciplinare e ricordando che qui è proprio la bioetica che ci è d'aiuto, la bioetica come dovrebbe essere intesa, cioè come un'etica dei viventi in cui i problemi devono essere affrontati attraverso il pensiero della complessità e quindi mostrando le correlazioni tra viventi e tra i diversi fenomeni, avendo anche facendo attenzione alla cosiddetta ecologia delle azioni, cioè come ogni evento possa provocare delle reazioni che non sono sempre prevedibili, quindi c'è anche la dimensione dell'incertezza. E poi la necessità di un approccio interdisciplinare, per cui noi abbiamo bisogno delle scienze, ma abbiamo bisogno anche del diritto, dell'economia, della filosofia, eccetera. Quindi io ti sono molto grata perché è stato opportuno questo ricordo, diciamo questa munizione, perché mostra come noi possiamo effettivamente dobbiamo lavorare insieme, Istituto Italiano di Bioetica ed Equistituto. Quindi io non posso altro che dire grazie e poi naturalmente mi riserverò di intervenire successivamente dopo aver ascoltato gli altri. Ho tante domande, comunque. C'è Pinuccio Montanari. Grazie. Che doveva andare Sì, via. grazie, esatto. Siccome devo andare, allora volevo subito chiedere insomma, una riflessione sul ruolo degli alberi, no? Perché tu hai toccato giustamente il tema dell'Amazzonia e anche l'Agenzia Spaziale Europea ha sostanzialmente dichiarato che l'Amazzonia non è più il polmone del mondo e che perché produce più CO2 a causa degli incendi di quanto è in grado di assorbirne. Questo già negli ultimi 10 anni. E quindi la domanda mia è, visto che appunto l'ESA dice il polmone del mondo sono gli oceani, ma credo che comunque sia importante fare anche una riflessione sull'importanza degli alberi. Per così tutelare la salute e l'ambiente. Ecco. Grazie.
Ricordo solo che Stefano Mancuso proponeva, ad esempio, di rinunciare a un parcheggio, un posto macchina su quattro nelle nostre città per sostituire questo posto dedicato alle automobili con la piantagione, la piantumazione di un albero che ovviamente ci farebbe bene non soltanto dal punto di vista dell'anidride carbonica, ma per tutta una serie di conseguenze, dal fresco all'aria pura e così via. Chi altro vuole intervenire? Direi che non c'è nessuno prenotato. No, c'è Bruno Piotti. Bruno. Bene, e complimenti a Gianfranco, molto, molto ampia la sua presentazione e molto stimolante. Io più che altro voglio semplicemente raccomandare che insieme alle cose che sono più ampie, e tu hai fatto un esempio localmente veramente di un tema politico veramente caldo come quello della diga foranea, della nuova diga foranea. E poi hai fatto riferimento a un aspetto fondamentale che è quello dei determinanti, in particolare della povertà. Come hai detto tu e come sappiamo, purtroppo questa epidemia Covid non ha fatto altro che aggravare la povertà, e su scala mondiale. Perché ovviamente, come dire, possiamo essere più disattenti a questi aspetti, però non c'è dubbio che il Covid ha colpito duramente il commercio, le vie di rifornimento, che sono usualmente quelle internazionali, quelle globalizzate, e che si sono interrotte, che si sono frantumate, eccetera, e chi ne ha fatto le spese maggiormente sono proprio i paesi dell'Africa subsahariana e dell'America Latina più poveri, che quindi di conseguenza hanno avuto un danno commerciale, economico, finanziario, che si è andato a riflettere sui più poveri. Quindi i più poveri è una statistica recente, che c'è un'inversione nella riduzione della povertà globale. E poi naturalmente questo l'abbiamo visto anche in Italia, dove abbiamo 5,6 milioni di poveri, che non è mica uno scherzo. Quindi proprio la battaglia più politica che socialmente noi deleghiamo ai partiti, al Parlamento, al governo, e che non stanno certo dimostrando di avere nessuna sensibilità, è proprio una delle battaglie più elementari proprio per una salute unica e per una correzione, perché tutto ciò che ha aggravato la povertà è ovviamente diventato un incentivo dei rischi della salute, e certamente non solo abbiamo i morti del Covid, ma avremo i morti indotti da tutte le conseguenze finanziarie, economiche e sociali che il Covid ha avuto. Per esempio, un'altra cosa che volevo dire, che tu hai detto, ma che volevo dire ancora con più forza, è quella che nell'isolamento, che è stato giusto, anzi che purtroppo non è stato applicato certe volte con la prontezza di cui avevamo bisogno, questo isolamento benefico, tra virgolette, per rompere la catena di trasmissione del virus Covid, è diventato un terribile elemento di condizioni, di aggravamento di condizioni per i fragili, gli anziani, che già sono isolati, sono come dire, in molta parte, in molta misura, dei potenziali individui che soffrono la solitudine
e l'isolamento. E questo del Covid lo è stato. Quindi questo ha già portato a aumenti di suicidi, ma porterà sicuramente a aumenti e aggravamento delle malattie. Come dobbiamo reagire? Anche in questo, certo, con l'attività dal basso, con l'attività nei quartieri, con l'attività nelle associazioni, però non volevo dimenticare, scusate se sono leggermente lungo, che noi stessi potremmo fare qualcosa, perché come tu hai ricordato, uno degli elementi fondamentali di questa salute unica è cambiare le abitudini di vita di noi stessi. E quindi noi stessi qua, in questa riunione, in queste associazioni che siamo di bioetica, diventiamo un po' vegetariani. Diventiamo vegetariani, non è una grande... Cioè, non pretende né partiti, né quote, né cose di associazionismo. È una decisione che in larga misura può essere individuale. Però se da questa decisione individuale noi ne facciamo una questione, come dire, di principio, ecco che potrebbe diventare, moltiplicarsi e dare un significato. Ecco, quindi questa è un'esortazione che sì, ci sono veramente delle cose importanti politiche che debbono essere cambiate per cambiare questo stato della salute unica, ma alcune sono anche delle decisioni più semplici da prendere e da portare avanti. Grazie. C'è Susi Penco. Grazie. Ecco, buonasera a tutti e complimenti davvero di cuore per questa relazione così esaustiva seppur sintetica. Ecco, davvero un dono che a me manca, davvero. Sì, esaustiva e sintetica non ci riesco. Complimenti. Io vorrei fare un cenno a proposito anche di quello che diceva Bruno Piotti poco fa. Io sono vegana da 30 anni, quindi insomma il mio l'ho fatto, lo faccio, e sono vegetariana solo secondo necessità. Quando mi invitano fuori mangio anche uova e eventualmente formaggi, ma solo quando mi invita qualcuno fuori. Carne e pesce io non mi ricordo più nemmeno che gusto abbiano, però questa faccenda del chilo di carne che costa 15.000 litri di acqua è un dato che abbiamo da oltre 20 anni. Ora, io vi chiedo, io lo sento dire da oltre 20 anni, anche perché sono nell'ambiente, appunto di vegetariani, vegani, eccetera, bisogna passare ai fatti. Cioè, a questo punto, bisogna passare ai fatti. Io sarei molto, molto poco democratica. A questo punto, io se avessi poteri assoluti, mi dispiace, ma ci sarebbero le macellerie che possono vendere solo un etto di carne a testa alla settimana. Cioè a questo punto, secondo me, senza regole non ci usciamo, perché continuiamo a raccontarci queste cose, però di concreto non succede niente e il pianeta ce lo stiamo perdendo. Questo è l'unico commento che voglio fare. Sarò poco democratica ora. Se avessi poteri dittatoriali, vi garantisco che sarebbe così, ecco. Però credo che ci vogliano qualcosa di molto concreto che vada oltre le parole. Volevo sapere che cosa ne pensate. Se qualcuno vuol mandarmi all'inferno, lo faccia pure, anche perché è un discorso economico. Cioè, se questa roba, io quando di queste cose ne parlo con qualcuno che ha degli interessi comunque nell'ambito dell'allevamento, della vendita di prodotti animali, ma mi odiano, potessero darmi fuoco, lo farebbero. Quindi io mi rendo conto che ci vuole molto tempo per cambiare, per far cambiare il lavoro alle persone, però ci vuole un inizio. Con le pellicce ce l'abbiamo fatta, ci abbiamo messo 50 anni. Ora tutto questo tempo non ce l'abbiamo, ecco. Volevo sapere cosa ne pensate. Mi taccio. C'è Graziella Gaggero. Ciao a tutti. Complimenti Gianfranco, perché mi è piaciuta molto la tua relazione. E mi riallaccio a questi interventi, perché io penso che il cambiamento siamo noi che lo dobbiamo portare, noi dal basso. Quindi sono le nostre scelte nel quotidiano, sia per quanto riguarda i consumi, gli acquisti, la mobilità, il nostro tenore di vita. Cioè, innanzitutto dobbiamo fare un cambiamento dentro a noi stessi, e quindi dobbiamo imparare ad amarci, anche per imparare ad amare gli altri, imparare ad amare gli altri animali, il territorio, tutti.
però io sono vivamente convinta che il cambiamento lo dobbiamo attuare noi, cioè dovrebbero essere le nostre scelte dal basso a cambiare la logica del mercato, perché i politici non lo faranno mai, ci sono troppi interessi in gioco e quindi, ripeto, siamo noi che dobbiamo attivare questo cambiamento, sia per quanto riguarda il nostro rapporto con gli animali, con l'alimentazione, con il consumo di suolo, proprio a 360 gradi io penso che dovremmo cambiare. Sì, sì, grazie. Sono convinto anch'io che spesso troppe persone, non so se io sono tra quelle, pensano che la lotta all'inquinamento, la lotta al riscaldamento globale, eccetera, debba farlo il governo, debba farlo lo Stato, debba sempre farlo qualcun altro. In realtà ci sfugge che sono tantissime le cose che possiamo intanto cominciare a fare noi, nel nostro piccolo, a livello individuale, a livello familiare e così via. L'esempio di rinunciare alla carne o anche diminuire in maniera significativa il consumo di carne, secondo me sarebbe già un ottimo passo avanti. Penso anche al problema energetico che di solito si tende a immaginare che noi dovremo in futuro sostituire la quantità di energia che produciamo con le energie con le fonti fossili con le energie rinnovabili. In realtà questo è vero, ma non dobbiamo dimenticarci tutto l'aspetto dell'efficienza e del risparmio energetico, cioè non è detto che dobbiamo per forza continuare a consumare la stessa quantità di energia, almeno per quanto riguarda i paesi occidentali, quelli in cui viviamo noi, ricchi, noi che consumiamo risorse anche per quelli del terzo mondo o dei paesi in via di sviluppo, non so come si chiamino adesso, ma ci siamo capiti. Io credo che certo ci dobbiamo preoccupare per l'aumento del prezzo del gas, eccetera, però dobbiamo anche ricordarci che magari invece che stare in maglietta in casa possiamo anche indossare un pullover in più e magari possiamo anche resistere di più con i caloriferi che non siano proprio al massimo e così via. Quindi davvero l'impegno personale dobbiamo ricordarcelo di più, a cominciare da me stesso, ma credo tutti quanti. Indubbiamente poi questo non ci esime dall'aspetto della lotta collettiva, dell'impegno politico, anche se qui diciamo che le delusioni non mancano. Qualcun altro? Direi che può parlare Luisella se vuole. Sì, grazie. Io avrei molte cose da dire, ma sono molto sollecitata dall'intervento di Susi Penco, perché certamente Susi ha messo in evidenza un aspetto che mi sta particolarmente a cuore, il vegetarianesimo. È una vita che io me ne occupo e in realtà il primo convegno che abbiamo fatto qui a Genova sui diritti degli animali nel lontano 1986 aveva proprio già evidenziato allora come il vegetarianesimo fosse una risposta non soltanto di tipo etico ma di tipo politico ed ecologico. Il famoso discorso dei 15.000 litri d'acqua per produrre una bistecca era già stato introdotto allora e so che aveva colpito moltissimo, ci si rivolgeva a politici, a giuristi, a filosofi, a persone che queste notizie, queste informazioni non le avevano e devo dire che erano rimasti molto colpiti. Poi naturalmente le abitudini alimentari prevalgono e le tradizioni continuano e quindi è vero, questa scelta ha avuto molta difficoltà ad essere poi promulgata. Oggi sta rinascendo, ma io direi che soprattutto
oggi non è tanto come Susi inviterebbe a fare con un eccesso di zelo, cioè direi che dovremmo evitare ogni tipo di fondamentalismo, ecco questo da liberale mi sento assolutamente di dirlo, la persuasione certamente, dobbiamo persuadere, d'altra parte gli argomenti sono talmente buoni e talmente forti quelli che noi abbiamo, sono argomenti che oggi si sono esposti e sono gli argomenti che riguardano la nostra salute, pensate a Veronesi e tutto quello che Veronesi ha detto per quanto riguarda i costi della nostra alimentazione che lui evidenziava in termini della nostra stessa salute umana e oggi sappiamo perfettamente quali sono i cosiddetti costi nascosti della produzione di carne, l'impatto sull'ambiente, le enormi sofferenze che noi produciamo agli animali. Ecco, ma io credo che un possibile, direi, punto di incontro dovrebbe essere la lotta contro gli allevamenti intensivi. Questa è una cosa che io sto dicendo da un po' di tempo, perché credo che proprio questo potrebbe unire sia chi vuole continuare a mangiare carne, però dovrebbe anche lì dire, nel mio stesso interesse egoistico, antropocentrico, eccetera, che gli allevamenti intensivi siano chiusi. E devo dire che sono estremamente positivi queste ultime notizie di comunità locali che si organizzano per contrastare il nascere di allevamenti intensivi e di polli, di maiali, eccetera, perché evidentemente le stesse comunità si sono accorte che l'impatto è devastante, ma è devastante per quanto riguarda il paesaggio, la salute, la bellezza, ed è intollerabile tutto quello che vedono intorno a loro, fastidi, rumori, odori tremendi. Allora io trovo che questa sia una reazione di grandissima importanza, perché sono i cittadini stessi che stanno mobilitandosi, perché hanno preso coscienza che il problema è un problema non di natura tecnica, ma che riguarda la salute innanzitutto, in prima istanza, la loro salute, ma poi dell'intero pianeta. Quindi per piccoli passi noi stiamo arrivando, secondo me, a questo risultato che fino a decenni fa era abbastanza impensabile. Vorrei aggiungere che la tecnologia ci può aiutare. L'altra volta noi abbiamo parlato della carne in laboratorio, della cosiddetta carne coltivata, e questa è veramente una risposta che sarà decisiva quando, e qui ci vorrà del tempo, quando questa carne potrà essere prodotta a dei prezzi accessibili e competitivi. Ma in ogni caso il fatto che sia possibile per chi lo desidera ardentemente continuare a cibarsi di carne, sapere che esiste questa alternativa, che è un'alternativa assolutamente raccomandabile dal punto di vista etico, dal punto di vista ecologico e dal punto di vista della stessa salute, su questo poi naturalmente il discorso dovrà essere approfondito e dovranno essere banditi timori, ecco, beh, insomma, io credo che questo sia veramente un punto di svolta assolutamente formidabile, ma per intanto già il concentrarci contro gli allevamenti intensivi, e qui credo che quello che si chiama un consenso per intersezione noi potremmo avere, cioè noi partendo da punti di vista diversi, chi si vuole cibare di carne, il vegetariano, l'onnivoro, eccetera, potrebbero però dire gli allevamenti intensivi sono comunque un male assoluto, e quindi scegliamo altre vie alternative, potrebbe essere la carne biologica, in ogni caso le etichettature. E già vedete, io un'altra cosa che ho notato che mi sembra molto positiva, adesso non vorrei rubare altro tempo e mi fermo subito, ma il fatto che le stesse aziende produttrici di carne stiano molto attente adesso al tema del benessere animale, e non soltanto, come si potrebbe ovviamente pensare, per darsi questa pittura verde, ma perché hanno capito che ne va del loro destino, e quindi che ora il consumatore è attento
attento per varie ragioni, che sono il suo benessere, la salute, ma anche vagamente perché la coscienza ecologica sta nascendo e si sta affermando, seppure con lentezza, e quindi vuole saperne di più su quella che è la filiera della produzione, la filiera etica. E allora ecco che si stanno preoccupando, e io che vedo perché mi arrivano ogni tanto segnali di questo genere, e trovo che siano dei segnali positivi, proprio nel loro stesso interesse stanno lavorando per il benessere degli animali. Anche questo mi sembra un punto molto interessante, quindi mobilitazione dei cittadini, crescita della sensibilità, maggiore informazione. Ecco, io direi che qui ci muoviamo in una dimensione che non è che consenta un ottimismo particolare, che però apre forse un po' la speranza. Se noi siamo bravi, e noi cercheremo di esserlo, tra l'altro questa è una notizia che mi fa piacere darvi, abbiamo fatto un progetto per il prossimo Festival della Scienza in cui sarà proprio al centro il tema dell'impronta ecologica, e l'impronta ecologica tiene insieme proprio i grandi importanti discorsi che Gianfranco oggi ha mostrato. Grazie. E beh, Gianfranco, cosa ne dici? Cosa ne pensi? Ma sì, sono molto d'accordo. Dal punto di vista di scelte, di comportamenti, di cosa potremmo fare noi come ecoistituto e come Istituto Italiano di Bioetica, mi viene soltanto in mente che magari potremmo, o in sede di festival, o organizzare un qualcosa che non trovi spazio all'interno del festival, un qualche evento, una qualche iniziativa, insieme a una o più associazioni di consumatori, in maniera da sensibilizzarli su questo aspetto, facendogli capire intanto gli aspetti etici, poi gli aspetti salutistici, e quindi questo aspetto che magari non mi stupirei che non conoscano, anche perché l'università non insegna neanche ai medici, figurati ai cittadini normali, quindi magari per loro potrebbe essere anche una novità il discorso dell'impronta ecologica, idrica, che magari noi conosciamo bene, ma che poi gli altri magari ignorano. Quindi magari fare una tavola rotonda, magari potrebbe essere anche organizzata ad hoc, in cui ci parliamo un pochino insieme e cerchiamo di stringere un patto, di stabilire un'alleanza tra noi e le associazioni di consumatori che ci stanno, per davvero almeno cominciare a fare una battaglia e una lotta forte, non dico violenta, ma di decisa, che non sia soltanto come sempre sul prezzo, sulle etichette, che sono pur cose importanti, però che sia proprio per abolire come primo obiettivo gli allevamenti intensivi degli animali, perché a quel punto poi ci sarà tutta una serie di conseguenze, secondo me, positive, che potrebbero essere che la carne magari continuerà ad esistere, ma il prezzo ovviamente aumenterà, e quindi di conseguenza il consumo sarà ridotto, e quindi invece che magari mangiare carne una volta al giorno, si mangerà una volta alla settimana, e quindi si ritornerà a tenerlo un alimento da consumare, direi, sporadicamente. Quindi magari analizziamo questa, se riusciamo a organizzare una cosa del genere, sì. Cerchiamo di coalizzarci per convincerli. Sì. Senz'altro, d'accordo. E direi anche coinvolgendo le scuole. Molto bene, sì, grazie. Sì. Guarda, sì. C'è Maria Teresa che ha alzato la mano. Microfono. Volevo dire che tanto ringraziare Gianfranco anch'io per l'ottima relazione sintetica e molto alta come trasmissione di informazione. Ma quello che volevo dire è che mi trovo perfettamente d'accordo su questa proposta di Luisella ripresa da Gianfranco, no? Avere una parola d'ordine che sia no agli allevamenti intensivi e cercare di portarla il più avanti possibile mi fa venire in mente ieri. Era la giornata di Mi illumino di meno,
nata da un gruppo di sfigati, diciamo così, su Rai 2, no? che passavano la parola, mi illumino di me, spegniamo la luce, no? E poi siamo arrivati a spegnere le luci dei monumenti e ieri il presidente Mattarella l'ha nominata giornata nazionale del risparmio energetico, quindi il 16 febbraio sarà sempre questo. E un paio d'anni fa sembrava una cosa nata un po' così, no? E allora forse una parola d'ordine chiara come quella sugli allevamenti intensivi, che non è non mangiare carne, che è un discorso difficilissimo, no? Secondo me, mette in moto, non lo so, mi viene in mente dopo la guerra che mangiare carne era uno status symbol, no? Insomma, mi sembra molto complicato dire non mangiare carne, anche se personalmente non sono vegetariana, ma la mangio molto raramente. Però una parola d'ordine come quella sugli allevamenti intensivi mi sembrerebbe molto bello, insomma. E chissà che non riesca a tecchire come mi illumino di meno, appunto. Pensare a una giornata nazionale su argomenti di questo tipo, in generale su un'impronta ecologica, ma proprio contro gli allevamenti intensivi, che sono stati riconosciuti da tutti come una delle cause della diffusione del Covid, voglio dire, quindi non è solo la carne e i 15.000 litri. No? Grazie. Grazie a te. Ecco, sì, se posso aggiungere qualcosa, mi sembra un'ottima idea, naturalmente. Un'idea splendida, doverosa per noi, appunto, come istituto di bioetica, è proprio qualcosa su cui dobbiamo insistere. Però, ecco, sebbene vi abbia tra l'altro una platea di centinaia, di migliaia di studenti negli anni, mi sembra che questo processo, quello di ridurre l'alimentazione a base di animali, sia comunque forse troppo lento. Per questo che io, forse sono pessimista, ma mi sembra che sia troppo tardi, sia già tardi, e a contare solo sull'iniziativa del singolo, cioè cominciare dal basso, che è, per carità, lodevolissimo, è la prima cosa da fare. Però mi sembra che ci voglia troppo tempo, ecco, e non so se ce l'abbiamo, tutto qua. Sì. D'altra parte non abbiamo il potere. Sì, però scusa, io volevo adesso aggiungere una cosa. Mi ha colpito molto una notizia recente, Edimburgo. Non so se avete visto. Edimburgo si sta muovendo per promuovere gli alimenti di origine vegetale. Quindi quindi questa è una scelta politica, è una scelta che fa una città importante come Edimburgo, perché è proprio una scelta che viene voluta proprio nella logica di chi mi ha preceduto, cioè che queste scelte ormai, come per la giornata che abbiamo detto del 16 febbraio, fanno parte di una crescita di coscienza insieme individuale e collettiva che può essere sostenuta, direi gentilmente, perché si usa proprio una forma che è il paternalismo, detesto ogni forma di paternalismo, però c'è un paternalismo gentile, come viene chiamato, che significa una sollecitazione, un aiuto a comportamenti virtuosi che lo Stato che può compiere. E allora, ecco, far sì che regimi di tipo vegetariano o prevalentemente vegetariano vengano introdotti nelle scuole, nelle mense pubbliche, già questo, cosa che Edimburgo sta facendo, e proprio in base a tutte quelle ragioni complesse che tu, Gianfranco, hai indicato, mi sembra un segnale estremamente importante. Qui non c'è nessun tipo di dispotismo o nessuna imposizione, c'è semplicemente un'indicazione, una sollecitazione, ripeto, gentile. La cittadinanza si sta preoccupando, il potere politico suggerisce, prende posizione, ma lo fa in una maniera che è una maniera che io ritengo non sia offensiva per nessuno, perché non impone alcunché. Cioè, la mia preoccupazione è che non debba esserci alcun tipo di posizione. Lo stato etico non lo voglio.
Io voglio vivere in uno stato di diritto, ma credo che noi possiamo queste cose, queste battaglie farle in uno stato di diritto usando appropriatamente gli strumenti che abbiamo a disposizione. Pensate soltanto, io mi ricordo anni fa, io tanti anni fa scrissi sul Secolo un articolo per difendere una famiglia che faceva una dieta vegetariana e che veniva additata come qualche cosa che avrebbe potuto provocare cose abominevoli nei bambini, nei figli, eccetera. Io intervenni proprio a difesa di questo e poi anche, pensate anche alla difficoltà di introdurre nei menu scolastici diete di questo tipo. Adesso queste cose dovrebbero e stanno in qualche modo avvenendo. Quindi è il segnale di un mutamento, che innanzitutto un mutamento culturale significativo. Quindi non lo so, io penso che anche su questo, accogliendo in pieno la proposta bellissima di Gianfranco, che proprio mi sembra perfetta, concentrandosi su un obiettivo che dovrebbe essere largamente condiviso, cioè la lotta contro gli allevamenti intensivi che sono il male assoluto, perché lo sono, per gli animali, per l'ambiente, per gli uomini, fanno male a tutti. Quindi una qualità della vita da intendere in un senso globale, proprio nel senso del World Health. E quindi io credo che qui veramente ci si potrebbe impegnare. Sì, però è difficile, gli allevamenti intensivi sono il male assoluto, però tanto danno lavoro a un sacco di persone e poi consentono alla carne venduta, quella normalmente in macelleria, di avere dei costi contenuti. Avete idea di quanto costa una fettina di carne, quelle grass feed, quelle di animali che vengono veramente tenuti liberi e allevati con erba? Sono fuori portata, soprattutto in questo momento storico in cui la gente non ha i soldi, non ha gli occhi per piangere. Bisogna verificare che sia tutto fattibile e possibile, perché poi ci scontriamo con delle realtà che sono scomode. Non so se vi è capitato di vedere in quelle trasmissionacce da televisione, a cominciare da Bruno Vespa, quando fanno vegani contro onnivori, eccetera, viene fuori un'ignoranza abissale e anche, devo aggiungere, un egoismo colossale da parte di chi desidera mangiare carne tutti i giorni o venderla o a un ristorante e pagarla poco. Ecco, questo secondo me è un altro ostacolo. Io adesso non vorrei assolutamente monopolizzare questo dibattito, ma una piccola risposta forse la vorrei dare, e cioè che c'è un'attenzione per la qualità dell'alimentazione che sta crescendo. Come si era detto, mangiare meno carne, e chiaramente questo sarà una scelta che viene anche consigliata dai nutrizionisti, e quindi in qualche modo il consumatore sta diventando più attento al tema della salute, della qualità degli alimenti. Mi sembra che sia un processo in atto questo. Sì, questo è vero, assolutamente. I veterinari stessi, quelli che io conosco, dicono: ma sì, vi rendete conto che la carne a questi prezzi non può essere buona? Si parla addirittura della colpevole innocenza del consumatore. Una formula interessante usata da un mio amico vegetariano, cioè il consumatore non è innocente, perché deve sapere che quella bistecca pagata a quel prezzo ha dei costi insostenibili. Non parliamo del pollo, il pollo forse. Questo passo. Il pollo è ancora, voglio dire, il pollo, se guardate gli allevamenti di polli, quanti miliardi di polli ci sono al mondo, è impressionante, ecco. Io spero che tutto ciò sia fattibile in poco tempo, perché, ripeto, credo che il tempo non sia più molto, ecco, e che quindi ci voglia poi qualche imposizione. Ecco, credo che poi senza una legge, qualcosa che... Io su questo ti seguo veramente, no? Non possiamo imporre alcunché, la conversione non può essere assolutamente resa in alcun modo obbligatoria. Gandhi, che prima veniva richiamato, era fermo nelle sue convinzioni, ma si guardava bene dall'imporre alcunché. E questa è la regola, diciamo, del satyagraha, della non violenza, è quella che ci deve ispirare. Io ho sempre pensato che animalismo e non violenza dovessero andare insieme, che ci dovesse essere pazienza
e attenzione e rispetto massimo. Gandhi combatteva le idee, però aveva il massimo rispetto per le persone e si sarebbe ben guardato dal coartare qualcuno. Quindi questo veramente ci terrei molto a sottolinearlo. Dobbiamo avere questa forte persuasione che noi dobbiamo convincere e la forza degli argomenti ci aiuterà. Io voglio sottolineare quello che ha detto Luisella e portare un esempio. Con il vino ci si è riusciti a dire che il vino poco ma di qualità, perché il vino scadente fa male. È una cosa che è stata acquisita ormai, no? Abbastanza dalla maggior parte delle persone. E perché non pensare che possa essere possibile un percorso del genere sulla carne? È già stato intrapreso, come dico, l'idea di Gianfranco, la sua proposta mi sembra assolutamente ottima. E quindi l'idea, io adesso non ho dei collegamenti in particolare con Unione dei Consumatori, però si possono prendere ed è fattibile. Sì, penso che voi forse l'abbiate di più e quindi si può senz'altro, si può proprio pensare anche a proporre una giornata sull'esempio di quella che diceva Teresa del 16 febbraio, che ho trovato molto bella, anzi la ringrazio molto perché mi ha colpito molto la giornata di ieri, perché l'ho trovato significativo. Abbiamo bisogno anche di giornate simboliche, perché noi viviamo anche di questo, di visione, di immaginazioni, di vogliamo dire le utopie, ma nel senso positivo, cioè uno sguardo al futuro in cui noi cerchiamo che i nostri valori possano realizzarsi. Quindi mi sembra molto bello quello che ha detto Gianfranco e mi sembra anche fattibile tutto sommato, quindi ci proviamo. Proviamo, sì. Va bene, non c'è più nessuno. Ci salutiamo. Grazie moltissimo Gianfranco, ancora veramente io ti sono personalmente molto grata, anche a nome dell'Istituto ci hai proprio dato moltissimi spunti di grande importanza. Grazie. Grazie a tutti voi. Grazie a tutti. In particolare grazie.